Ehi, Yuri! Sai cosa combina Fisk in quel cantiere navale? Non ne ho idea. Mando un agente a incontrarti sul posto. Si chiama Jefferson Davis. Lui conosce la zona. Ha talento e lavora da anni sul caso Fisk. Se esiste qualcuno informato su quel cantiere, è senza dubbio lui. Attenzione! 10:30 un veicolo blindato. I sospetti sono mascherati. Reato in corso vicino a Long Acre. Passo. Un messaggio di Doc. Peter, forse non è ancora il momento di cercare un altro lavoro. Ho un piano, ma mi serve tempo. Dobbiamo resistere per il bene della scienza. L'indomito Otto Octavius. Gran notizia. Speriamo che il piano funzioni. Ricevuto, capo. Triplico la sicurezza. I demoni non hanno speranze. State allerta! I demoni stanno attaccando i nostri depositi. Stanotte ne abbiamo già persi due. Il capo sarà anche in prigione, ma nessuno tocca la sua merce. Controllo Eagle 2, sei sveglio? Eagle 2 è rapporto. Tutto a posto. Cosa cercano i demoni in quei depositi? Devo neutralizzare gli uomini di Fisk e scoprire cosa sorvegliano. Non posso lasciare che il bottino resti a loro o finisca in mano ai demoni. Cecchini ovunque. Prima devo occuparmi di loro. Ci sono troppi sgherri qui, ma potrei creare un diversivo con una ragnatela ben posizionata. Quel cecchino è protetto da una guardia. Dividi e conquista, dice il saggio. Sono di nuovo in gioco. Bravo, Spidey. Forse è meglio questo. Ammetto che non te l'aspettavi.
Ho sentito qualcosa. Forse è meglio che... Danno. Sogni da... Qual è il problema? Hai paura del... Dovresti sapere che i giustizieri non possono perquisire le proprietà private. Sì, lo so. Per questo ho un mandato. Ti va di compiere un'ispezione perfettamente legale? Proposta interessante. Come ti chiami? Agente Davis. Chiamami Jeff. Tu sei? Ti prende in giro. Mio figlio ti adora. Allora, con quel mandato posso sfondare una porta? No, se non vuoi una montagna di scartoffie da compilare. Ok. Troverò un'altra entrata. Un posto così fatiscente dovrebbe avere muri distrutti o finestre in frantumi. Controlla sul retro. Andrei io, ma... Beh, non sono Spider-Man. Davanti non c'è modo di entrare, ma forse altrove non hanno sigillato tutto con la stessa cura. Film dell'orrore. Ehi là, c'è un pescatore pazzo con la mano a uncino, per caso? Ok, dov'è la porta chiusa? Jeff, ci sei? È l'ora del portaparty! Per via della porta, capito? Raffinatissima! Vedi la centralina che alimenta la serratura? Ci penso io! Un sovraccarico di energia aprirà la porta! Astuto! Ma non so come generare altra corrente. Prova questo! Uno storditore! Fantastico! Cercavo proprio dei condensatori per mettere a punto un nuovo potenziamento. Ragnatela elettrica! Hai l'animo da inventore. Mi ricordi mio figlio. Ha iniziato a smontare le TV a 5 anni. Ora sblocca i telefoni dei suoi amici. Potrebbe insegnarmi qualche trucchetto. Ok. Niente di illegale, si direbbe. Questa sì che è una delusione, eh? A prima vista. Controlliamo meglio. Cerchiamo qualcosa di preciso. Questo deposito è qui da anni. Serviva da base per i contrabbandieri. Chiaro. Quelli adorano le stanze segrete. Da un'occhiata. Ti sembra vuoto?
Qui c'è un pannello nascosto, come sulla porta. I cavi portano sul retro. Cerca un'altra centralina. Vediamo se le mie lenti rilevano i condotti. Funziona? No, forse non era quella giusta. Continua a cercare. Grazie. Non l'avrei mai aperta da solo. Dubito che l'avrei trovata senza di te. Qui non c'è un bel niente. Se esiste una stanza segreta, ce ne saranno sicuramente altre. Noti niente a terra? Aha. Possono nascondere le porte, ma non i segni che lasciano. Dobbiamo trovarne altri. Devo trovare dei segni, quindi meglio guardare di nuovo in giro. Bingo! Segni e niente porta. O almeno io non la vedo. Perfetto, arrivo subito. O forse no, l'ascensore è rotto. Aspetta, ti tiro su io. Primo piano. Catafalchi arrugginiti, topi tagliaforte. Attento, il ponte è fuori uso. Ci penso io. Complimenti, atterraggio perfetto. Non mangiamo solo ciambelle. Giusto. Un'altra porta segreta. Io penso alla serratura, avvertimi quando trovi la centralina. Ok, vado. Trovata. Sistemata. Grandissimo. Ehi, guarda qui. Niente. Sembra quasi che Fisk voglia prendersi gioco di me. Guarda le pareti. C'erano delle armi e non possono averle smaltite dall'ingresso principale. Deve esserci un passaggio nascosto. Guarda il muro. Forse controlla l'accesso a un'altra zona. Gli uomini di Fisk parlavano di un cavò. Forse siamo vicini. Credo di sì. Sembra un circuito doppio. Vedi se riesci a trovare un'altra centralina. Trovata. Andata. Avevi ragione, Jeff. Una botola. Incredibile. Mi daresti una mano? Pesa una tonnellata. Uno, due, tre. Per niente inquietante. Un vecchio tunnel dei contrabbandieri. E nessuno passa lo straccio dai tempi di Al Capone. C'è un enorme blocco di cemento. Non riesco a passare. Diamo un'occhiata da sopra. Qui ho spazio di manovra, aspetta. Sono bloccato! Puoi fare niente? Cos'è stato? La metro, forse. Forza, la struttura non è stabile. Ok, di sicuro non era un treno. No. Sembravano esplosivi. E questi sembrano demoni. Il cavò, presto! Forza, andiamo! No, i demoni ci hanno battuto sul tempo. Com'è possibile? Deve esserci un ingresso sul retro. Vedi se riesci a trovarlo. Questo posto è un'armeria. O lo era.
Volevano solo le armi letali. Hanno lasciato i fumogeni e le granate stordenti. Qui c'è una stanza con la rete ancora intatta. Perché perdere tempo quando potevano sfondare la rete davanti alla rastrelliera? Qui ci sono delle casse vuote e hanno portato via quelle che non sono riusciti a ripulire. Furto con scasso, andavano di fretta. Guarda, hanno fatto saltare le serrature. Shh, demoni. Resta qui. Al diavolo, hai bisogno di me per fermarli. E di queste. Se ne vanno. Andiamo. Prendili! Fermi! Giù dal camion! Siete tutti in arresto! Sergeant Hammond! Al riparo! Grande, un colpo da maestro! Cerco di dare una mano! Sarò io! Allontanati! Ricarico! Che fai? Ti metti in mostra! Parli tu che schivi i proiettili! Posso il disco! Attento! Sono quasi colpito! Sono quasi! Amico! Tempismo impeccabile! Sarò io! Allontanati! Arriva! Visto? Anch'io ho qualche amico! Lo stordisco! Di uomini armati in un giorno, meglio appendere la ragnatela al chiodo. Sono ovunque. Se non li fermo, finiranno per uccidere qualcuno. Prova a raggiungerti, ma non ti prometto niente. Sta attento, Jack. Non fare sciocchezze. Se continua così, ci scappa il morto. Devo avvicinarmi. Ragazzi, avete un posto in più? Da quanto tempo? È la tua fermata? No.
L'agente è stato identificato come Jefferson Davis. Ci è stato riferito che ha rimediato ferite lievi e che si rimetterà completamente. Scusi, signorina, lei può stare qui? Più di te. Dopo la casa d'aste, il Bugle mi ha assegnato alla cronaca. Ora posso dedicarmi a storie più serie come questa. E ai demoni. Sai che più ti avvicini a loro, più diventi un bersaglio, vero? Più mi avvicino, più sarà facile per noi fermarli. Noi? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No comment. La capisco. Ma quelli ne parleranno comunque anche senza di lei. E loro si nutrono di controversie. La tua opinione? Non ne ho nessuna. Se vuole, l'ascolto. Ok. Salta su. È proprio brava. Sono esausto. Devo tornare a casa e farmi una sana dormita. Dai. Empire Sanitation, sono Eddie. Sì, salve. Sto cercando di recuperare degli oggetti che sono finiti per sbaglio nel cassonetto sotto casa. Numero del cassonetto? Un secondo. Linea 33, il camion ha già concluso il turno. Se la tua roba non è lì, ormai è tardi. Ehi, aspetta! È importante. Puoi almeno dirmi dov'è il camion? Vediamo. Allora, dovrebbe trovarsi nella rimessa municipale tra Bowery e Grand. Ricevuto, grazie, Eddie. Garage comunale tra Bowery e Grand. Nessun problema.